Ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. L'ultima volta ci eravamo fermati davanti a Emma l'Antico perché aveva una missione per noi, una missione importante che andrò a fare oggi e della quale vorrei un attimino trattare quando appunto inizieremo a farla. È una missione molto importante e serve anche per reclutare uno Yo-Kai importantissimo che andrà poi a sbloccare una missione finale. Uè, Emma l'Antico, siamo tornati! Oh, il detective Yo-Kai, che sorpresa gradita. Cosa mi porta da queste parti? Volevamo ringraziarvi per averci ammesso al torneo Emma quella volta. E magari ne facciamo un altro? Salvare il nuovo Emma aveva la massima priorità, era il mio dovere. Mi aspettavo questa risposta. Siete molto saggio, maestà. Non male per degli umani che non appartengono neanche a quest'epoca. Come lo sa? Ma non è che è un problema, Nate, tranquillo. Mio figlio, Shien, sta per rinascere finalmente. Chissà, magari in futuro potremo avere un altro Emma al comando. Ditemi umani, chi governa al momento sullo Yo-Kai World del futuro? Il nostro attuale sovrano è Kaira, rappresentante dell'omonima tribù. Quindi in futuro sarà un Kaira a regnare. Che poi della tribù Kaira noi conosciamo solo Kaira, effettivamente. Detective Yo-Kai, grazie per tutto quello che avete fatto per noi. Vi auguro tutto il bene del mondo. Tornate a trovarci se volete. Ah, torneremo sicuramente. A presto! E questo sblocca la missione. Controlla le nuove missioni. Torneo Kaira, primo atto. Questa è una missione importantissima. E serve a reclutare esattamente Kaira. Ma non solo. Il livello consigliato è 70. E qui si farma di una bellezza unica. Raggiungiamo la Palazzo Emma. Ovviamente Palazzo Emma del futuro. Eccolo qua. Con le sue due guardie. Buongiorno, sovrano. Vi stavo giusto cercando, ragazzi. Ultimamente sono molto impegnato e vorrei che faceste una cosa per me. Dovreste andare a consegnare queste due lettere a tre yokai. La prima è per Arachnus e Ragabatrax, mentre la seconda è per il vecchio Emma. Mi aiuterete? Beh, sì, se no non si può andare avanti. Con fare misterioso, Kaira ci ha chiesto di consegnare una lettera ad Arachnus e Ragabatrax e una al vecchio Emma. Forza, aiutiamolo! Ok. Cerca di non perdere d'accordo. Volevo dire, andiamo a Palazzo di Emma l'Antico prima. Lettera Kaira 1 e lettera Kaira 2. Allora, prima andiamo da Emma l'Antico, che tanto sta già qui. Bentornati, detective, cosa posso fare per voi? Salve, maestà. Siamo qui per consegnare una lettera da parte del futuro re, Kaira. Una lettera dal nuovo re? Che strano, mi chiedo che cosa ci sia scritto. Vediamo un po'. Legge ad alta voce, mi raccomando. Dunque, vediamo un po'. Bene, ho finito di leggerla. È senza dubbio molto interessante. Accetto senza pensarci due volte. Riferiamo subito a Re Kaira, allora. Accetti cosa? Cioè, io so cosa accetta, però se non ce lo dice esplicitamente è un po' difficile, no? Sono qua al fiume. Perché al fiume, ragazzi? Hello? Ecco la musica che parte. Guarda un po' chi si rivede, ne è passato di tempo, eh? Già, è vero. Grazie per averci liberati da quel dannato virus, ragazzi. Arachnus, Ragabatrax, che bello rivedervi. Abbiamo qualcosa per voi. Questa è la parte di Re Kaira. Mi chiedo di cosa si tratti. Speriamo non sia successo niente. Ma non essere così pessimista, forza, leggila. Interessante. Kaira sembra sapere il fatto suo. Puoi dirlo forte. E sia, accettiamo. Molto bene, riferite a Re Kaira che ci saremo tutti e due. Ah, forse è una festa. Vedo che avete consegnato entrambe le lettere. Però che cosa volevo comunicare loro di così urgente? Tranquilli, ora vi spiegherò tutto. Come saprete, un tempo re di Yo-Kai World veniva scelto nel torneo Emma. Si trattava di un evento incredibile a cui partecipavano Yo-Kai fortissimi. Ma io, avendo ricevuto il trono da Emma in persona, non vi ho mai preso parte. Per questo voglio rimediare e capire se sono davvero degno di essere re. Degno di essere re? Esatto, proprio così. Per questo ho pensato ad una soluzione. Voglio creare un torneo in cui chiunque sia libero di misurarsi contro gli altri. Lo chiamerò Torneo Kaira! Il nome originale. Esatto, bel nome, eh? Le regole saranno le stesse. Il vincitore sarà il nuovo re di Yo-Kai World. Ovviamente l'avversario finale sarò io. Non mi lascerò abbattere tanto facilmente. Comunque la sede che ho scelto per il torneo è la vecchia Arena Oni. Mi sembra ottima. Se volete partecipare sapete dove trovarmi. Ci vediamo là. E ne parteciperemo proprio oggi. Eccolo qua. Siamo pronti, maestà. Qui siamo già tutti pronti. E voi? Vogliamo cominciare il torneo? Certamente. Allora, una volta che il torneo si fa, poi non può più essere rifatto.
Quindi, la strategia per livellare qual è? Andiamo a vederlo. Bene, si inizia il primissimo torneo Kaira della storia, allora. Il primo e unico, mi sa, perché si sa che Enma è il re degli inferi nella mitologia giapponese, quindi... Ah, quanto siamo belli. Benvenuti all'Arena Oni, Yokai e non! Siamo al primo torneo Kaira della storia! Da una parte abbiamo Detective Yokai, vincitore dell'ultimo torneo Enma! Dall'altra, invece, abbiamo gli intrepidi Spiritossi e Polpanime 2! Che squadra! Arachnus, generale degli Spiritossi, sarà pronto a darmi in battaglia! Ragabatrax, generale delle Polpanime, da tutto me stesso in questa sfida! Velerotto della Valdoro del futuro, sono il guerriero noto dalle tenebre! Kyuubi, dal santuario del futuro, la volpe Yokai è qui per sconfiggervi. Hanno tutti quanti la stessa voce, più o meno. Entrambi i team sono sul ring e pronti per cominciare. Che il primo turno del torneo Kaira abbia inizio! E qui si livella con una bellezza, dunque. Non dobbiamo, però, arrenderci fino a che non arriviamo a Kaira, ok? Let's go! Vediamo un po' quanto sono forti sti tizi, va. Mamma mia, già ho fatto festa e fiera io. Li ho già ridotti a poltiglia. Ui! Io che ho fatto diventare di pietra, oh! Voglio menare le mani contro Kyuubi! Vai! E Kyuubi mi sa che è andato, bene! Raga Batrax, sbloccate questo, va! Che è Cole che usa indegnamente il potere proprio, eh! Cole, non sei capace a usarlo, statti fermo! Una vittoria meritata, sì, ci prendiamo qualche punto extra! Sì, siamo stati fenomenali, grazie! 3544, che non sono da buttare. Ma non è questo il punteggio massimo che possiamo fare. Andiamo ancora avanti. E il primo turno si conclude qui. Vincono i detective. Ciao mamma. Il secondo turno alle porte, gente. Contro chi? Oh, gli eroi. Gli eroi guidati da Deadpool. Ah, pensavo una nuvola azzurra. Ciao belli. Pronti a subire una sonora sconfitta? Sì, sono pronto. Ma perché... Cioè, tutto quanto da solo ha detto. Io sono Overnian, Maximus Mask, il mondo è mio... Vabbè, ciao. Incantella, capo degli incaedibili. Non riuscirete a vincere tanto facilmente. Tri, fidato alleato dei Detective Yokai, nella sua nuova veste da supereroe. Entrambi i team sono sul ring e pronti per cominciare. Che il secondo turno del torneo Kaira abbia inizio. Vai, andiamo col secondo turno, va. Ma questi davvero guidati da Deadpool speravano di arrivare in fondo al torneo? Già che è tanto che sono al secondo turno. Già è tanto quello. Però Tri potrebbe dare problemi. Certo, se solo fosse nella sua forma più incredibile, ovvio. Allora, Cole si deve dare una calmata perché non è normale. Oh, incantella! Che devi da fa? Vai un po'... Vabbè, pure i due piatti volevo dire, ma non è caso. Che abile guerriero! Mamma mia! Quante botte ci ha preso abile guerriero, ehi! Deadpool, sei solo un incapace! Tu ti fai guidare da Deadpool, che vuoi? Saki-chan, sì. Ma, peggio per voi. Altri 3544 punti. Andiamo avanti! Termina qui il secondo turno! I Detective Yokai vincono ancora! Adesso però andiamo col terzo turno! Chi ci troviamo di fronte? Fammi vedere. Oh, che bellini! Eccoli qui! Vi presento i ragazzi leggendari, guidati da Akala Bambino! Kaira sembra delle destre ordinarie, non deluderà le sue aspettative! Siamo con te, Shogunyan, samurai leggendario, taglio della torta supremo! Komodemone, leggendario rovente! Chi devo arrostire per primo? Gilgalor, l'ogni leggendario, il mio corpo è lucente come l'oro. Ti chiami Gilg, vorrei vedere. Entrambi i team sono sul ring, pronti per cominciare, che il terzo turno abbia inizio. Vediamo un po' che sanno fa sti quattro sarchiaponi, va. Eccoli qui. Quanto è bellino Shogunyan. Ok. Vai, pugno. Ah, Gilgalor è bello tostarello, eh. Beh, in fondo ce l'ho anche io in squadra. È anche forte. Ma perché Abil Guerriero è sempre quello che ci prende più di tutti?
Che ha fatto di male quel povero abile guerriero? No, ricaricati bello, su. Oh, te ne vai. Bene. Vai. Sei piccolo, sciopo, mi dispiace. Boh, non lo so. Abile guerriero ci prende un po' troppo per i miei gusti. Mamma mia. Che è successo là? Oh. Non mi ricarica la salute, va. Andato. Vinta. Ah, abbiamo perso. Mi dispiace. Congratulazioni, detective. Oh, mi spin round. Coma, che lotta incredibile. No, non penso che Gigador dica coma. E qui non è colpa dei traduttori, ma di level 5 che ha messo il testo lì, sbagliando. Altri 3000 rotti punti. Buono. Quindi abbiamo fatto 11000 punti, più o meno, con un attimo. In 5 minuti? Ecco qua, la semifinale! Il quarto round, contro... Questa è tosta. Gli umani dovranno affrontare Imagino e i suoi maestri Godside. Ah, eccoci qui! Imagino è più figo che c'è! Ci sono persone che avrebbero da ridire, Imagino, eh? Sovranian, direttamente dall'antichità, sono io, Ferinian, non mi riconoscete, tu sei Neko Bastet. In giapponese Neko Bastet è molto più d'effetto, ma non si poteva tenere. Signor K, direttamente dal fiume. Quello sta lì sul fiume che se la gilla. Re Tengu, direttamente dal passato, il miglior Tengu sulla piazza, e ci credo. Andiamo con la semifinale allora, dai ragazzi. Ai, questa sarà molto difficile. Forse, molto rispetto alle altre che abbiamo fatto finora. Sono dei Godside più Imagino incazzatissimo, che fanno damage e non prende danno effettivamente. Ah, però ora ci sta prendendo un bel po', eh. Devo ammettere. Cavolo, abile guerriero, però! Sei una pippa davvero, eh! Dai, Imagino me ne occupo io. E Imagino si ricarica, che è una bellezza. Allora non si può fare Imagino così. Bisogna cambiare. Allora, mandiamo. Mettiamo Saros al posto di Abil Guerriero. Imagino non si deve fare per ultimo, Imagino. Prima quelli che curano tipo K e compagnia cantante. E questo è il problema loro, che si curano, capito? Non è altro il problema. E vai, andati due con una botta sola. Grande zio. Madonna, se è forte lui, oh. Ma che cos'è? Allora, io non pensavo fosse così forte. Boreas, ma che combini? E questa qui ci ha dato 5645 punti. Oh, arrivati qui dovreste interrompere il torneo. Anima di Tsukuyomi. No, questo torneo voglio farlo più volte, allora, se danno ste ricompense. A parte no, c'è salvataggio, potrei farlo per conto mio quante volte voglio. Quindi per il video posso farlo. Questa parte del torneo posso farla quante volte voglio. E allora voi, per voi faccio il video, poi per me magari me lo gioco un pochettino per conto mio. Perché come funziona qui il leveling? Abbiamo fatto oltre 15000 punti in pochissimo tempo e siamo arrivati alla finale. Ora, la finale si merita, insomma, una sfida, no? Alla sua altezza. Il loro avversario sarà Kaira e, ovviamente, Soffio Custode e Guardia Tonante. Detective Yokai, è un onore per me potervi affrontare su questo palco. Re Kaira, non ci faremo sconfiggere. Soffio Custode al vostro servizio. Contate pure su di noi, maestà. Guardia Tonante, pronto a lottare. Ragazzi, grazie per aver deciso di aiutarmi. Forza, cominciamo! Entrambi i team sono sul ring e pronti per cominciare. Che la finale del primo torneo, Kaira, abbia inizio! E qui ora cosa si fa?
Una volta arrivati qui, voi no, vorreste continuare a livellare, però se sfidate Kaira e vincete, beh, finisce la lotta, finisce il torneo. Si va in preparazione, si fa meno e si fugge. Se si fugge, i punti che avete fatto fino ad ora li tenete. Avete fatto 15.000 punti in quanto 10 minuti massimo? È facilissimo quindi rifarli. Giocate un'oretta, vi fate un botto di punti. Vi fate intorno ai 100.000 punti con un'oretta di gioco. Quindi io per il video la faccio ora. Però poi per conto mio, dato che ho salvataggio, me la gestisco un pochino meglio. Andiamo. Ah, sono con Cole ora perché ho cambiato personaggio e divento Akara il Supremo. Eh beh, amico mio, che ti aspettavi che me lo facessi? Ok, Guardia Tonante già è quasi andata. Vabbè, Akara è supremo, mica. Mica Mimmo Tritamarrocchie. Ah, anche con la finisher special facciamo bene. Ah, se fa cosa mi avevo visto, scusami. Ok, è andato. Vai. Ok. Andiamo con Saros, bene. Ok, cambiamo. Mettiamo. Qua. Mettiamo Link. Sì. E gli facciamo usare Energy Max subito. Ah, presa malissimo, ma ok. Un po' di danno, dai, su, si fa. Wow! Cattivo, eh! Bruno che può. No, gira. Ok, presi. Ah, oggetto raro, ok. Vai con. Ecco, con Xuanwu. Vai, almeno più forte. Cioè, più forte rispetto agli altri, lo prendo sicuro. Ok, preso, preso, preso. Vai, Aurus, vieni in campo. Boh, che cacchio! Ho premuto A per sbaglio! Che tonto! Vabbè, tanto. Alla fine vinco comunque, non è quello il problema. Anzi, fammi andare un po' a cambiare yokai, va, visto che ci sarà qualcuno. Shuten Doji. A posto di Boreas e. Sì, vabbè, calmati, stai buono. Andiamo a ricaricare. Mi ricarico, perfetto. Ottimo. Bene, bene, bene. Non mi faccio prendere, no. Mamma mia. Vai Summer, vai, fai anche più Energy Max Summer. Bravissima. Fai l'Energy Max Summer, non pensate a cura. Madonna. Allora. Vai. Dov'era? Dov'è che non l'ho preso? Posso fare qualcosa per favore? No, fa sempre l'Energy Max questo! Oh! Quante volte lo fa l'Energy Max? Buonanotte, Summer. Mamma mia. Venombra, ci cureresti? No, così, quando c'è un attimino disinteressato, eh. Quando sei disinteressato. Ho provato il contrattacco, ma non ha attaccato. Ma vai, ora, pestiamolo, vai. Un pestaggio proprio. Che sta a fare Jack che ci va l'Energy Max prima? Cosa ha fatto? Bomba! Preso. E torna Summer, fai un po' torna Summer. Summer Party Ibiza. Te devo dire.
Ok, bello, bello, bravo. Ma perché deve tornare Jack? Che poi è andato via Jack? Sbagliato qui, papà. Cosa male tempismo. Vai. Ora è andato comunque sia. Bravissima, bravissima Katie. Bravissima Katie. Ne prego. Mandate a recuperare sta roba qua che non serve a niente, ma però almeno abbiamo vinto. Maestà, abbiamo fatto il possibile. Non è vero. Se no vincevate. E paradossalmente questa è quella che dà meno punti come lotta. Way to go, Kyra. Quindi ora siamo noi sovrani, giusto? Superlativo, davvero superlativo. Avete battuto me e i miei due aiutanti. Non a caso la sconfitta di Vuoto Oscuro la dobbiamo a voi. Siete straordinari. E ora per giunta siete riusciti a vincere anche contro di me. Forse sono ancora ben lontano dall'essere un buon sovrano. Aspetta, re del futuro. Lascia che ti dica una cosa. Che poi ha detto Naruhodo, che vuol dire esatto. Non è da tutti organizzare un torneo così imponente e leggendario. I miei complimenti, Kyra. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Ma l'antico, voi... Ascolta, essere un buon sovrano non comporta solo saper governare. Il vero sovrano è colui che unisce il proprio popolo contro le avversità. Unire il mio popolo? Pensa a tutti gli yokai che hanno partecipato oggi. Chi dal futuro, chi dal passato. Sono venuti qui. Hai unito i mondi, Kyra. Inoltre, il fatto che sia un Enma o un Kyra a governare non ha importanza. Mio figlio Shien lo ha capito. E ora devi capirlo anche tu. Eventi come questo torneo sono la strada giusta per arrivarci. Continua così. Ma l'antico ha ragione, re Kyra. Se posso permettermi, dovresti ascoltarlo. Già, proprio così. Il suo discorso è molto sensato. State dicendo che riconoscete le mie qualità di re? Oh, non sono solo io a farlo. Perché non ti volti? Allora è deciso. In quanto re di Yokai World, proteggerò questo mondo dal male. Sì, è questa la mia strada. E io la seguirò fino in fondo. Caro pubblico, è Kyra il sovrano che vi parla. Spero che vi siate divertiti oggi. Maestà. Ho ancora molto da imparare, ma grazie a tutti voi riuscirò a migliorare. In quanto a voi, Detective Yokai, lasciate che vi consegni la mia chiave. Eccolo qua. Bene. Ora mi congedo. Ci vediamo al prossimo torneo Kyra, che non ci sarà mai. Viva Yokai World! Però alla fine 15.000 punti non li buttiamo. Ora che abbiamo finito il torneo Kyra, prossimo obiettivo è reclutare Shen. Per reclutare Shen bisogna però andare alla base Blasters e poi provare a reclutarlo dalle missioni appunto Blasters. E poi ci sarebbe anche da reclutare Enma. Insomma, Yokai Watch 4 non finisce qui, ce ne sarà ancora per un bel po'. Però Yokai Watch Blasters è finito in teoria. Si potrà fare una missione extra una volta che sconfiggi il boss del Sumo Kai, poi puoi fare la missione anche nei Blasters con il rango Ultra, ma non penso che la farò perché non c'è bisogno. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!